Vai. Siamo qui per parlare del kebab. Sì. Il kebab come è stato detto? Ecco qua. Arricchiamo anche un po' dell'uranio, diciamo. Dove è andato? È scappato, ecco lì. Quadra pure. Che ti faccio da... Va bene. Vedi che arrivano degli ordini. Ecco, ordini. Che vuol dire carne che gira. Ora abbiamo in Grecia. L'unica differenza è che venendo da un paese musulmano non si può usare la carne di maiale. Si deve usare montone o mi pare che sia una carne che si chiama angus, sì. No, dopo ce ne parleremo, no, ma va bene, insomma, basta con questi rasi, troppa cultura, sì. Troppa cultura oggi. Torniamo qua con Hamid che ci farà vedere come si taglia il kebab che dopo mangeremo. Noi prendiamo un facciamo provare lui perché c'ha il vestito adatto per il lavoro e... Come si canta nel vino iraniano, fratelli si taglia. Passiamo col fuoco, se no. Ecco. Abbassiamo il fuoco. Ecco, abbiamo questa macchinetta che è un po' tipo quella del barbiere di Orea Maliha, che abbiamo avuto ospite. C'ha una lama circolare. Sì. Che si permette con una velocità abbastanza elevata. E cioè, si permette di tagliare in fettine sottile quella parte cotta. Ed è regolabile? È regolabile, a base del kebab si cambia, vuoi tagliare più grosso, vuoi tagliare più sottile, è regolabile, sì. Perché una volta non esisteva questo coltello elettrico. Come si faceva una volta? Con coltelli molto affilati si tagliavano un po', e per cui non era mai preciso il taglio, allora dei pezzettini più grossi, dei pezzettini più fini, invece questo coltello elettrico si permette di tagliare come voi te. Ma è vero che ho sentito dire che alcuni tagliano dal basso verso l'alto in maniera che il grasso poi continui a colare per mantenere la morbidezza delle carni, è vero o sono dei puristi? Che si attaccano nel famoso pelo nell'uovo. Non si può tagliare dal basso all'alto perché il coltello è fatto, come avete visto, non riesce a girarlo, dopo cambia tutto il concetto di taglio. Quindi non lo so il messaggio che vogliamo dare a questi puristi è che non hanno capito. No, io non ho mai visto che il kebab si taglia dal basso fino al... No. Almeno con coltello elettrico è impossibile. Forse in Grecia, ma non lo so perché in Grecia non l'ho mai visto. In Grecia non mi hanno permesso di entrare nella cucina dove girava il kebab. Penso. Allora, il discorso è questo, che il passo si cuoce per primo. Ecco, si cuoce per primo. Allora, forse per quello la parte più sotto è più cotto e tagliano per primo. Ecco. Allora, ecco cosa. È un concetto fisico. Il caldo dal basso va verso alto. Questo è la fisica. Allora, sicuramente la parte più bassa si cuoce prima e quindi dopo vanno a tagliare la parte sicuramente dove c'è più cotto e dopo va verso. Non perché è più comodo, non per motivi diciamo di cucina, ma è una cosa per proprio... una legge fisica. Sì, di... Quindi vai.